Benvenuti e bentornati a tutti i paladini. Quest'oggi ci occuperemo di Cole Phelps, protagonista di L.A. Noire. Il detective Phelps è un ex ufficiale del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Tornato dalla guerra come un eroe, entra a far parte del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, diventando rapidamente un detective. Cole è nato a San Francisco, dove sia suo padre che suo nonno gestivano una compagnia di import-export. Ha frequentato la Stanford University e ha sposato una donna di nome Marie, con cui ha avuto due figlie. Nei giorni seguenti al suo reclutamento, gli fu dato il massimo dei voti per il suo coraggio. Alcuni dei suoi uomini rispettano molto Phelps, raccontando storie della sua quasi soprannaturale furtività, uccidendo soldati giapponesi senza mai essere visto. Durante il periodo nel corpo, fu considerato sfortunato. Molte delle sue truppe non approvavano le sue azioni durante il combattimento. Faceva parte di una squadra di esploratori nella campagna di Okinawa, prima di essere trasferito alla divisione di fanteria, quando l'ufficiale di alto livello in quel momento aveva bisogno di spingere la linea del fronte in territorio nemico. Durante la battaglia per Sugarloaf Hill, quando era il momento di spingere attraverso le linee nemiche, il suo battaglione ha subito molte perdite. Di conseguenza, Cole ha voluto ritirarsi nonostante le proteste del suo migliore amico Hank Merrill. Poco dopo, vide che Hank venne fatto saltare in aria da un'esplosione, dopo che si erano nascosti in una trincea. La mattina dopo fu trovato da alcuni militari dell'USMC, coperto di fuliggine disteso accanto ai resti di Merrill. Come unico sopravvissuto, fu promosso primo luogo tenente e ricevette la Stella d'Argento, il terzo più alto encomio che potesse ottenere. Verso la fine del suo servizio, fu inviato a liberare gli insediamenti e le caverne da qualsiasi segno di forza nemica durante la battaglia di Sugarloaf. La meticolosa attenzione di Cole ai dettagli e l'insistenza a sgomberare ogni grotta alla fine convincono Cole, che fa finire i suoi uomini in un'imboscata. Hira Hodgeboom, armato di lanciafiamme, seguendo gli ordini di Cole, si lancia in avanti oltre l'imboscata ed entra nella caverna. Solo in seguito Cole e la sua unità realizzano che la caverna era piena di civili, in particolare donne e bambini, che mentre bruciavano gravemente rimasero vivi e agonizzanti. L'unità di Cole, spaventata e sconvolta da quanto era successo, guardarono Phelps in cerca di risposte mentre le donne e i bambini gravemente feriti si contorcevano in agonia attorno a loro. Preso dal panico, Cole ordinò ai suoi uomini di porre fine alle sofferenze delle vittime e di giustiziare le donne e i bambini bruciati. Protestando a gran voce e infine spinto al punto di rottura dagli ordini di Cole, Courtney Sheldon sparò alla schiena di Cole. Tornato in patria, entra nell'LAPD. Iniziando la sua carriera come agente di pattuglia, Phelps dimostra un alto potenziale come poliziotto. Risolve l'omicidio di Scooter Piton, sventa una rapina in banca e arresta Wendell Bowers. Dopo aver risolto l'omicidio di Everett Gage, le abilità di Phelps furono riconosciute dal capitano James Donnelly. Phelps fu presto promosso detective nel Dipartimento del Traffico e affiancato a Stefan Bekoski. Insieme, i due risolvono una serie di casi intrigati, come la scoperta di atti di frode e persino omicidio. Per il suo duro lavoro di edizione venne trasferito alla divisione furti. Sei mesi dopo, Phelps fu promosso all'omicidi e affiancato a Rusty Galloway. Phelps e Galloway furono assegnati a una serie di assassini macabri e brutali. Tuttavia, nonostante abbiano chiuso i casi e arrestato i sospetti con prove solide, Phelps inizia a vedere che tutti gli omicidi erano collegati tra loro e all'omicidio irrisolto della Dahlia Nera. Dopo aver ricevuto lettere anonime che schernivano il dipartimento, Phelps realizza che il vero assassino era ancora in libertà. Utilizzando le lettere, Phelps e Galloway seguono gli indizi conducendoli verso diversi punti di tutta la città. In ogni luogo, Phelps è stato in grado di risolvere gli enigmi. L'indizio finale portò alla Chris Crown of Thorns, dove trovarono l'assassino, Garrett Mason. Phelps inseguì Mason attraverso le catacombe della chiesa, uccidendo infine Mason in una sparatoria nel cimitero. Tuttavia, Donnelly arrivò e rivelò che Mason era il fratellastro di un politico potente. In quanto tale, il nome e gli atti di Mason dovevano essere tenuti fuori dalla conoscenza pubblica e dai registri ufficiali. Per assicurare il silenzio di Phelps, Donnelly promise che i precedenti, ingiustamente arrestati, sarebbero stati rilasciati. Cole viene successivamente promosso alla narcotici e viene affiancato a Roy Earl. Il loro primo caso coinvolge la risoluzione della distribuzione della morfina rubata dalla SS Coleridge, durante la quale arrestano diversi spacciatori e uccidono Lenny Finkelstein in una sparatoria. Durante i casi e le indagini successive, il tempo trascorso da Phelps alla narcotici gli fornì informazioni sulla corruzione dell'LAPD e dell'amministrazione della città. Phelps ed Earl, in seguito, scoprirono una violenta guerra tra bande per la morfina rubata tra il Cohen Crime Syndicate e l'ex battaglione di Marines di Phelps. Phelps sviluppa un interesse amoroso per la cantante tedesca Elsa Lichtman e, nonostante fosse sposato, avvia una relazione con lei.
Sebbene la maggior parte dei Marines fosse morta, Phelps ottiene prove sufficienti per dimostrare che Corney Sheldon era responsabile del furto e distribuzione della morfina. Tuttavia, prima che Phelps potesse chiudere il caso ed ottenere una confessione da Sheldon, fu convocato dal capo della polizia Worrell e Donnelly, che hanno accusato di adulterio Cole e hanno proceduto a sospenderlo con la forza. Dopo la sospensione, Phelps viene retrocesso alla divisione incendi dolosi e affiancato a Herschel Biggs, poiché non era stato processato e condannato per adulterio in tribunale. Phelps è stato incaricato di indagare ad una serie di incendi domestici. Dopo un'indagine approfondita, Phelps inizia a sospettare che l'agente immobiliare Leland Monroe stesse beneficiando in qualche modo degli incendi e forse causandoli. Tuttavia, Phelps fu severamente avvertito di non indagare sugli affari di Monroe a causa della sua importanza e delle connessioni di alto livello nell'amministrazione della città. Phelps indaga poi sull'omicidio del dottor Harlan Fontaine, apprendendo anche del rapimento di Elsa per mano del piromane. Phelps è determinato ad arrestare l'incendiario per chiudere il caso e salvare Elsa. Più tardi, Cole riceve gli aiuti da Kelso in un tentativo di salvataggio per salvare Elsa. Tuttavia, mentre guidavano verso i tunnel del fiume, furono intercettati dalle pattuglie della polizia, sotto l'ordine del corrotto commissario di polizia Worrell. Kelso e Phelps trovarono Elsa sotto la protezione di Ira. Phelps portò Elsa al sicuro, mentre Kelso uccideva Ira. Aiutando Elsa e Kelso ad uscire dal tunnel con l'aiuto di Biggs, Phelps fu l'ultimo ad uscire. Dopo aver visto un'ondata di acqua precipitarsi verso di lui, Phelps dà l'ultimo saluto ai suoi amici prima di essere ucciso dall'ondata di acqua. Bekowski, Dan, Earl, Galloway, Biggs, Kelso, Elsa, Worrell, Carruthers, Pinker, Leary, Peterson, Marie e le sue due figlie sono presenti al suo funerale. Durante tutto il corso del gioco, Phelps viene affiancato da diversi colleghi. Ralph Dunn per la pattuglia, Stephen Bekowski per il traffico, Rusty Galloway per gli omicidi, Roy Earl per la narcotici ed Herschel Biggs per gli incendi dolosi. All'inizio di The Driver's Seat, il capitano Leary presenta Cole come uno degli unici due ufficiali della polizia di Los Angeles che hanno ricevuto una stella d'argento durante la guerra. L'altro potrebbe essere Lynn Compton, come interpretato nella miniserie della HBO Band of Brothers, e che è stato il principale accusatore nel processo dopo l'assassinio di Robert Kennedy. Compton ricevette una Silver Star durante la Seconda Guerra Mondiale e prestò servizio nell'LAPD dal 46 al 51. Mentre serviva nell'USMC, Cole ha fatto pugilato. Era conosciuto come l'ombra della morte dei suoi commilitoni, a causa della sua straordinaria capacità di intrufolarsi di nascosto tra nemici e alleati. Era anche noto per aver guidato la sua unità in situazioni pericolose, il che alla fine portò all'annientamento della sua intera compagnia. Cole non cerca mai di contattare sua moglie di nuovo dopo la retrocessione, ma stranamente continua a indossare la loro fede nuziale. Il numero di distintivo di Cole è 1247. A volte annuncerà il suo numero di badge come 1247, ma altre volte annuncia il suo numero di badge come 1247. La bara di Cole al suo funerale è chiusa. Questo potrebbe indicare che il suo corpo è stato violentemente mutilato o che il suo corpo non è mai stato trovato. È presumibilmente un presbiteriano, poiché i suoi funerali si tengono nella cappella di Chichester. Cole sa parlare fluentemente il giapponese. Aaron Statham, che interpreta Cole, e Connie Fletcher, che interpreta la moglie di Cole, sono entrambi realmente sposati nella vita reale e hanno un figlio. Cole è il terzo protagonista del gioco Rockstar a morire alla fine dei rispettivi giochi. Il primo è stato Daniel Lamb in Manhunt 2, il secondo è stato John Marston di Red Dead Redemption, e il quarto e il quinto sono Trevor Phillips e Michael DeSanta a seconda della scelta del giocatore in GTA 5. E con questo ho detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ditemi cosa ne pensate nei commenti, non dimenticatevi del sondaggio in alto a destra e passate per le pagine e canali, link in descrizione. Ciao ciao e alla prossima!